Cambio d'identità. Tails, cosa stai facendo? Mi godo questa fantastica pioggia di meteoriti. Quella sta precipitando verso di noi. Potrebbe essere una grande scoperta. Dobbiamo avvicinarci con molta prudenza e facendo attenzione. Io vado! In modo da... Oh, aspettatemi! Ha! Primo! Ne sei sicuro, Sonic? Eggman? Sì, esatto. E dal momento che sono l'intrepido esploratore che ha scoperto per primo questa meteorite, rivendico i miei diritti. Cosa? Non hai alcun diritto. Ah, quindi non rispetti i diritti? E che altro? Farai il disobbediente? Getterai le cartacce per terra? Passerai sotto tutte le scale ignorando la superstizione? Non è una cosa bella, Sonic. Per rivendicare il diritto di proprietà su una qualunque scoperta devi metterci sopra la mano per primo. Ah, davvero? Allora in questo caso... Come mai mi trovo nel rifugio di Eggman? Eggman! Ma che... Perché sono nel corpo di Eggman? Dottor Eggman, è sveglio! Abbiamo dovuto trascinarla a casa! Ci divertivamo tanto in vacanza! Non sono Eggman, sono Sonic! Sta di nuovo fingendo di essere Sonic. Io stavolta non farò finta di essere Amy! Sonic, riposati qui. Certo, Amy cara, non mi muoverò perché io sono Sonic. E questa è la mia umile tana. Bene, non comportarti in modo strano. Mantieni il sangue freddo. Hai detto qualcosa? No, stavo ridendo per una cosa che ha detto quell'incapace tutto rosso. Intendi Knuckles? Sì, Mattos, proprio lui. È sensazionale. Con la mia mente geniale e la velocità di Sonic, sarò in grado di sterminare quei fastidiosi roditori una volta per tutte! È ora di fare un giro di prova. Ah! Forse dovrei allenarmi un po'. Troppi numeri per questa tabella. Ci vuole una tabella più grande. E adesso scopriamo i tuoi segreti più preziosi. Vi assicuro che sono Sonic. Ci siamo scambiati il cervello. Cioè, io adesso sono nel corpo di Eggman. Un momento, vi siete scambiati il cervello o vi siete scambiati i corpi? Entrambi. Ma allora non è cambiato niente. Sentite, pezzi di latta. È di sicuro Eggman? Ascoltate, non sono Eggman. Ve lo proverò. Accidenti. Non riesco a respirare. Oh, che orribile sensazione che provo nei polmoni. Bella esibizione, signore. Davvero commovente. Devo trovare Tails. Lui saprà cosa fare. Ora che ho preso pieno possesso di questo corpo atletico, ma molto meno attraente del mio, posso eliminare questi eroi per sempre. Sonic, vieni! Ho preparato dei frullati per tutti! Buoni! Prima i frullati e poi annientare gli arcinemici. Apprezzo davvero che mi abbiate prestato la Eggmobile. Ma come fa Eggman ad andare in giro in questa specie di canotto che chiama corpo? Ha davvero usato la parola apprezzo? Comincio a pensare che non ci sia Eggman in quel corpo. Possibile che ci sia qualcun altro? E se così fosse, chi sarebbe? Attacco letale! Ho vinto! 1-0 per Eggman! Voglio dire, per Sonic! Che fai? Giri il coltello nella piaga? È vero, Sonic ha spirito sportivo. Non so che cosa mi ha preso.
Vediamo. Tennis con Styx alle 16.30, poi escursione, non posso perdermela. Un'altra partita ai videogiochi alle 19, poi alle 19.15 stermino tutti. No, Amy e io dobbiamo andare a teatro alle 21. Dovrò rimandare a domani lo sterminio. Che cos'è stato? Chiedo scusa per il brusco atterraggio. La mia bambina! Ragazzi, sono io, Sonic! Bel tentativo, Eggman. Cioè, no, voglio dire, brutto tentativo. Ma io non sono Eggman, sono Sonic! Non ascoltatelo! Io sono Sonic, sono blu, guardate! Questo è un altro dei suoi trucchi ingegnosi per cui lo ammiriamo tutti, vero, amici? Trucchi ingegnosi, bella questa, Sonic! Già, noi ci prendiamo gioco di Eggman perché in fondo siamo invidiosi di lui, non è vero? Voglio dire, l'intelligenza, lo stile, i baffi, è davvero perfetto, eh? Ascoltate, Eggman e io ci siamo scambiati i corpi, lui è me e io sono lui. Eggman mi ha tirato una torta in faccia. Cosa? No, non è vero. Avanti, diamo una lezione a questo criminale. Forse è meglio salutare i nostri nemici. Non c'è tempo, dobbiamo andarcene! No, io sono Sonic, vi prego, credetemi! Con il mio corpo e la mia velocità, Eggman è diventato invincibile. Come faccio a competere col riccio più veloce del mondo, ridotto come sono? Oh, certo. Avete visto che faccia ha fatto quando stava scappando? Era ridicolmente ridicolo, specialmente con quei baffi ridicoli. Va bene, Mattos, basta così. Oh, avete sentito? Solo colpi di avvertimento. Nessuno deve farsi male, chiaro? Allora cosa aspettate? Siamo programmati per obbedire solo sotto minaccia. Oh, d'accordo, allora. Non fate del male a nessuno, altrimenti ve ne faccio io! Sì, signore! Signore. Oh, diamine! Hai idea di quanto costino, insomma, tra il materiale e la manodopera? Oh, accidenti! Domani dovrà restare a letto. Eggman ha steso Sonic! Prendiamolo! Assistito ad uno scambio di identità. Sonic e Eggman! Eggman e Sonic! Scusa, che cosa ha detto Tails? Oh, niente, sai com'è fatto? Si diverte a prenderci in giro. Quando Eggman e Sonic hanno toccato la meteora, si sono scambiati le identità. Perché nessuno me l'ha detto? Per tornare nei rispettivi corpi, devono toccarla un'altra volta. Avanti, Eggman. Tocchiamo la meteora e io rivoglio il mio corpo. Non puoi costringermi. Ora sono il genio del male più veloce del pianeta. Ah! Ora sono qui! Ora qui! Niente mi obbligherà a toccare quella roccia viola. Niente? Proprio niente? Neanche una sforbiciatina? Non oserai farlo. Ma certo che oserò.
Allora, Eggman, cosa preferisci? La velocità oppure i baffi? Così vicino. Ero così vicino allo sconfiggere finalmente Sonic. Perché ridete voi due? Niente, capo.